perché anche quelle fanno la differenza. C'è chi chiede voti per allargare i diritti delle persone, degli uomini, delle donne, e c'è chi scrive programmi. Perché dobbiamo dimenticarlo? Come quelli della destra, che se fosse rimasta al governo della Repubblica Italiana, con la legge Pillon avrebbe devastato il futuro di milioni di famiglie e di donne di questo paese rinchiudendo nelle case. Quindi anche le parole e i programmi sono importanti, ma i programmi sono importanti quando sono sostenuti da una classe dirigente e politica che poi con coerenza quei programmi li applica. E quindi qui c'è un destino che deve continuare per consolidare conquiste e per continuare ad andare avanti in queste conquiste, sulla salute, sulla sanità, sul lavoro, sulla coesione sociale, sulle scuole, sulla formazione. Fatemela dire così, noi in Italia stiamo cercando di capire come riaccendere i motori dell'economia, quindi voi votate per l'Emilia Romagna, per le vostre famiglie, per la vostra comunità, ma io mi permetto di dire, a noi serve l'Emilia Romagna, all'Italia serve l'Emilia Romagna, polmone della crescita produttiva per questo paese. All'Europa serve una regione competitiva come questa, perché traina l'economia europea, e le paure, l'odio, la differenza, l'intolleranza, il ritorno indietro, le aggressioni fisiche non solo sono ignobili, ma non creano nulla di buono per le persone che vivono qua e che dovranno nel futuro vivere qua. E quindi combattete, chiudo, e permettetemi di dire, combattete per chi oggi è qui, per chi ha 70 anni, 80 anni, chi ha 17 anni, chi ha 18 anni, ma guardate che le scelte che si fanno oggi condizioneranno la vita dell'Emilia Romagna anche per i prossimi 20, 25 anni, perché se si spezza una storia, il risultato di questa spezzatura si vedrà fra 10, 15, 20 anni in maniera devastante. E quindi lottate in questi tre giorni anche per chi non è nato. Fatemelo dire, Greta in fondo ci dice questo. A 16 anni con il suo corpo arriva sulla platea del mondo e dice: oh, ma vi rendete conto che state distruggendo il nostro pianeta, nel quale noi sedicenni o chi non è nato doveva vivere e dovrà vivere, e che voi generazioni adulte avete ereditato un pianeta nel quale era possibile vivere? E perché questa ragazza coinvolge miliardi di giovani nel mondo? Perché c'è un tema di futuro, e noi dobbiamo lottare anche per garantire a quel bambino o quella bambina che sta nascendo ora alle 10.04 a Bologna, in una delle migliori sanità d'Europa, di poter fare a 18 anni il suo 18° compleanno in una regione nella quale si continuerà ad avere la migliore sanità d'Europa, perché noi abbiamo goduto di una comunità emiliana romagnola, certo per anni di buon governo, ma diciamocela tutta, noi e anche Matteo Salvini fa politica non perché qualcuno gliel'ha regalato o ce l'ha regalato, ma noi facciamo politica, parliamo, esprimiamo le nostre idee, produciamo ricchezza, anche perché 70 anni fa ci sono stati ventenni che sono morti per questa democrazia.
sera. Scusate, ma prima ero in piazza Modena. C'è davvero una marea di gente. Dopo mi sono fermata a suonare un po' di campanelle. In realtà sono passato per andare alla macchina e la signora ha bisogno di sapere, ho detto: oh, posso unerte? Era un atto di fiducia. Io volevo ringraziarvi, ringraziare Nicola, Paolo, Gigi, ringraziare tutti voi, tutti quelli che sono qui, parlamentari, candidati, la gente comune, militanti, iscritti, ringraziare Chiara che ieri ho cercato e prima mi ha detto: le vostre due telefonate sono le più belle della mia vita, ma troppo carino per me. Ha subito qualcosa che rischia di diventare, io non lo voglio ingigantire, però a forza di incitare alla rabbia e all'odio, poi succede anche così. E io credo che dobbiamo invece ostinatamente, anche in queste ultime ore, cercare di fare un lavoro che provi a fare ragionare le persone anche sulla nostra identità e l'orgoglio. Guardate, lo dico persino oltre le appartenenze e le ideologie. Noi possiamo conquistare voti decisivi, visto che tantissima gente decide ormai negli ultimi giorni, sono tantissimi che decidono persino nel percorso tra casa e l'urna. Noi abbiamo bisogno di farli riflettere su cosa sarà l'Emilia Romagna domani, se va da una parte o se prende un'altra strada. Proprio pochi minuti fa mi ha sorpreso, perché non me l'aspettavo, quello che sarebbe stato, se avesse detto sì, il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza di questa regione, Bertani, consigliere regionale romagnolo col quale abbiamo avuto anche opinioni differenti in questi anni di vedute, persona però educatissima e molto pacata, è uscito dicendo che capisce che chi nel Movimento 5 Stelle farà un voto diverso tra il partito e il candidato a presidente. È uscita a votare Bonaccini come presidente nel voto di sotto, perché dice: non possiamo lasciare questa terra a chi va a suonare i campanelli per fomentare odio e rabbia. Non è la storia dell'Emilia Romagna, non deve essere il suo futuro. Guardate, sono 5 i consiglieri regionali dei 5 Stelle eletti la volta scorsa. Uno è candidato coi Verdi. Bertani ha detto questa cosa, l'altra Raffaella Sensori, quindi già più della metà, già un mese fa, la ringrazio, pubblicamente ha detto: io voterò 5 Stelle come partito perché l'ho fondato, ci ho dedicato anni della mia vita, passioni, energie, ma non lo vorrei vedere finire come rischia di andare a finire. E però, siccome non abbiamo nessuna chance di vincere con una legge elettorale che alla notte chi avrà come presidente peraltro un voto in più potrà governare con una maggioranza certa, col maggioritario, e chi ne ha un in meno perdere, io non posso accettare che sia uguale se vince lui o vince lei, perché dice Raffaella: per me ad esempio la sanità pubblica è un valore e non possiamo regalarne metà ai privati come vuole la sua avversaria. Ieri sera mi ha colpito una persona che è stato molto duro anche col PD, tante occasioni, e che non è un politico, non è un parlamentare, non è un dirigente del Movimento 5 Stelle, ma uno come Scanzi, che ha detto: vi invito al voto disgiunto perché in questa regione dovete tenermi un bravo presidente come Stefano Bonaccini. Ora abbiamo bisogno che questo elemento possa diventare un elemento delle prossime ore cruciale. Perché guardate, il problema non è nemmeno di lasciare la propria storia. Io lo dico, permettetemi, anche a quelle tre forze, quei tre candidati a presidente alla mia sinistra, alla nostra sinistra, che legittimamente fanno una scelta di campo, verrebbe da dire ideologico, ma vogliono
candidarsi per rappresentare un punto di vista a parer loro molto più a sinistra del nostro. Io l'altro giorno ne ho visto uno che di quelli che ha detto voterò una di quelle liste, ho detto: ma non ti sembra che diventerete i migliori alleati della Lega? Perché ogni voto che togliete a me da sinistra è un voto che va direttamente a lei. Ha detto: oh, però in effetti era un operaio, un operaio iscritto a un sindacato. Ha detto: riflettici, io non ti chiedo mica di abbandonare il voto di lista, ma ragioniamoci. Così come ragioniamoci con tanti che al di là delle liste magari hanno la voglia di esprimere un voto in libertà, nel senso senza nemmeno preoccuparsi degli schieramenti politici. Lo dico anche per chi vota Lega. Volete qualche esempio? Proviamo a parlare di vita materiale e quotidiana delle persone. Prendiamo un operaio che a Bologna abbia votato Lega, o voti Lega. Operaio, non ha un gran stipendio, adesso gli arriverà in busta paga un po' di euro finalmente in più grazie al provvedimento del governo e che i parlamentari anche qui presenti hanno voluto e sostenuto. Quella persona non ha una vita da nababbo, no? Oppure peggio, è disoccupato o disoccupato, ha perso il lavoro. Noi abbiamo recuperato, dice la CGL, nello studio dell'IRES due settimane fa, 113.000 posti di lavoro, non sono pochi. Non è un caso che dal 9 scese al 5% di disoccupazione, ma ci sono ancora sacche di persone che non hanno il lavoro, qualche crisi aziendale, troppi precari ancora tra i giovani, o qualcuno che anche se ha lo stipendio di un lavoro a tempo pieno magari non è altissimo perché nel crollo del potere d'acquisto dei salari anche lui fa fatica o lei a arrivare a fine mese. Ma se è disoccupato è nella disperazione, e magari ha votato anche di pancia. Oppure ha un figlio o una figlia che pur laureato o laureata da troppi anni è precaria e vive con stipendi da poche centinaia di euro al mese nonostante i sacrifici che la sua famiglia ha fatto per farla studiare. Mi ho fatto pure anche un commerciante che alza la sala cinesca rispetto a qualche anno fa, calati i consumi mentre l'export volava, fa fatica adesso a arrivare a fine mese. Quelle tipologie di lì di elettori leghisti, ce ne sono tanti, gli interessa o no sapere che se non hanno condizioni così agevoli in famiglia dal punto di vista del portafoglio, o magari sono anche un po' della disperazione, gli interessa sapere che se vinco io la sanità rimarrà stragrande maggioranza pubblica e quindi o gratuito o a costi accessibili o che rischia di andare per metà al privato, certo accreditato, ma laddove lo spiegava Giorgio Gori, da bergamasco, da sindaco di quella bellissima città in piazza Modena, poi quando la competizione diventa così è evidente che chi è di serie A va in serie A e chi è di serie B rimane in serie B. Gli interesserà quell'elettore, quel cittadino leghista o no? Perché se avrà bisogno di una cura per sé o per la propria famiglia o proprio familiare, forse qualche riflessione la farà, secondo voi o no? Noi abbiamo in mente questo. Guardate, ha detto una cosa la mia avversaria che mi ha colpito, l'altra mattina in tribuna elettorale là, io una delle poche dove abbiamo potuto fare un confronto perché è scappata da tutti e fai fatica a confrontarti con chi non viene, ha detto: no, ma io se vinco taglierò l'IRAP e l'IRPEF. Oh, non lo puoi fare perché c'è una quota che non è di competenza regionale. E vabbè, dopo due giorni ha capito della gaffe e ha detto: no, ma taglio l'IRPEF regionale. Allora bisogna sapere quando si dicono le cose cos'è che succede se togli una cosa o non sai da dove prenderne un'altra. E succederà che se tagli l'IRPEF regionale è chiaro che dai la sanità ai privati, perché da noi sono centinaia di milioni di euro che vanno alla sanità pubblica, in particolare al fondo per i disabili e la non autosufficienza. Vogliono tagliare lì chi te li mandi a problemi e a familiari in carrozzina o persone anziane non autosufficienti, taglieranno lì, lo dice lei. Noi per non saperne leggere né scrivere abbiamo aumentato di altri 11 milioni il fondo sociale per la non autosufficienza, il più alto in Italia, però abbiamo detto non ci basta mica, siamo quelli che l'hanno più alto, sì, ma non basta, perché fra 15 anni quasi 2 milioni di persone in questa regione avranno più di 60 anni e 500.000 più di 80. Ora io, si vive molto più lungo, io quando avevo 6 anni nel 73 muore mio nonno, aveva poco più di 60 anni, in casa in dialetto sentivo dire: vabbè, vale vecchi. Se io dico che uno con poco più di 60 anni è vecchio, non esco dalla porta da cui sono entrato mentre passo.
si vive molto più a lungo, ma se il vivere a lungo non ha i servizi, anche noi dobbiamo aumentare. Diventa anche una grande risposta in termini occupazionali, magari con un patto col privato sociale, la cooperazione sociale, il privato non profit, per estendere e creare lavoro per operatori, operatrici, professionisti, chi deve dare quei servizi, perché oggi non sempre li trovi a costi accessibili. E se in una famiglia, come accade oggi, meno numerose, rischi che non hai le risorse per prenderti certi servizi per certe malattie, rischia di ammalarsi le persone sane che hanno a fianco di quelle ammalate, vero o no? E noi rischiamo che se non interveniamo la condizione di una persona anziana non sia una prospettiva di vita felice, ma rischia di diventare persino un problema, un dramma. E questa è l'idea che abbiamo dell'Emilia Romagna. E l'ho detto per le persone non autosufficienti, anziane, disabili. Potrei dirlo per i bambini, perché abbiamo deciso un grande piano educativo. Dice, ma come fai a fare quelle due cose lì? Ah, è molto semplice. Siccome col patto per il lavoro, che veniva ricordato prima, tutti quanti siamo riusciti con le parti sociali a ridurre, quasi dimezzare la disoccupazione, che certo c'è ancora, ma è diverso essere al 5 rispetto al 9%, è diverso avere più di 100.000 posti di lavoro recuperati che non averli. Potremmo permetterci nel Fondo Sociale Europeo, lo diceva Nicola, una delle regioni, l'Emilia Romagna, anzi il governo giallo-verde ha detto la prima, l'ha detto loro quando governavano, non io, che siamo quelli che spendono meglio, prima e più velocemente i fondi europei, e ne abbiamo usati tanti per la riconversione produttiva, per il reinserimento lavorativo, e oggi ci possiamo permettere nei prossimi anni, con meno problemi lì, di spostare decine di milioni di euro su queste due grandi voci, la non autosufficienza e l'altra un grande piano educativo 0-6 anni. Anche lì c'è una differenza tra noi e gli avversari, assolutamente sì. Noi abbiamo detto, vogliamo estendere i posti negli asili nido anche a chi oggi non ha nulla. Dice, ma ci hai sempre detto che siamo la regione col più alto numero di posti nei nidi? Sì, è vero, è anche quella con la più alta occupazione femminile, ma come dice un mio amico, non dirlo più, perché quel 30% di famiglie che non portano i bimbi al nido, loro non hanno nulla, non gliene frega niente di vivere nella regione che ha il più alto numero di posti, perché a loro non tocca niente. E allora abbiamo deciso che una parte di quelle decine di milioni li mettiamo in un grande progetto 0-6 anni ed estenderemo i posti per il nido nei prossimi 5 anni anche a chi oggi non ce li ha. Anche lì è lavoro, educatori, educatrici, personale non docente, anche interventi di cantiere, ristrutturare un luogo dove fai l'asilo nido oppure costruirlo persino ex novo, magari con quei progetti di rigenerazione urbana che ci permettono di non consumare suolo vergine ma recuperare parti da bonificare delle nostre periferie. Ora, noi abbiamo detto progetto educativo e addirittura introdurremo, se vinciamo le elezioni, per la prima volta lo studio della lingua inglese, già dall'asilo nido e anche dalla scuola materna, perché vogliamo che i nostri figli, i nostri amici crescano con degli strumenti che gli permettano a un certo punto della loro età, quando oggi la conoscenza di almeno la lingua straniera, guardate, ti dà più opportunità, non meno, come capita quasi tutti i coetanei europei. Abbiamo detto queste cose immaginando un futuro, perché una società che non faccia più figli, come sta accadendo, una società senza futuro. Io vengo da una cultura politica, lo dico a me stesso, che ha fatto troppo poco per la natalità e sostenere la genitorialità, e noi abbiamo bisogno di una società che certo invecchi bene, ma che abbia anche tanti bimbi, perché è una società troppo anziana, è una società che non guarda con fiducia al domani e non avrebbe nemmeno le risorse per pagarsi l'universalismo delle cure o dei servizi di welfare. E l'abbiamo fatto con un approccio al quale i nostri avversari hanno detto prima, ah ma vuoi obbligare le famiglie a portare i bimbi al nido perché chissà con quale cultura li volete crescere. Beh, mi hanno detto che sono di cultura sovietica. E ha ragione Nicola, le domande sulla Russia gliele facciamo dove se vogliono parlare. Ma guardate, ma la cosa non è nemmeno quella che è talmente surreale a dirla, è che hanno detto che la gente ha in mente dare i soldi alle mamme per stare a casa a lavorare nel 2020. Torniamo indietro di decenni. Che poi secondo il bimbo non lo vuole portare al nido, non glielo porta. Ma vorrai permettere a chi vuole di portarglielo? Peraltro, le prove invalsi sugli studenti di scuola superiore cosa hanno dimostrato? Che gli studenti italiani più preparati sono quelli che in media hanno fatto il nido e la materna, perché cresce con maggiore velocità d'apprendimento. E non è nemmeno un problema ad avere i nonni che li tengono, Peraltro molti non li hanno, oppure ci sono mamme single, donne separate, divorziate. Beh, quelle cosa fa?
fanno? Stanno qualche anno a casa a lavorare, ritrovano il lavoro secondo voi quando ritornano? Ma se anche ai nonni, tanti di noi hanno fatto la scelta che al nido i bimbi glieli porti lo stesso, perché non sono parcheggi ma progetti educativi. E avete visto la proposta che abbiamo fatto? Avete visto, se uno vota Lega, uno mi ha scritto, quando la sindaca di un comune romagnolo ha detto quella cosa lì, uno mi ha scritto, io abbiamo la bimba, io e mia moglie che ha già 4 anni, quindi lei non ci va più, però le garantisco, io voto a destra, che però ha ragione lei, se fate quella cosa lì, la sostengo, perché noi che non potevamo lasciare il bimbo a nessuno e avevamo redditi alti e quindi la soglia ISEE non ci permetteva di portarlo, abbiamo patito le pene dell'inferno. Vedete, se parliamo di vita quotidiana e reale, noi possiamo parlare con tutti. Lo sanno bene i sindaci qui presenti o quelli che hanno fatto gli amministratori, per quello che tutti i giorni si sentono dire o raccontare. Poi certo, dice, c'è da migliorare, ma figurate. Ma anche qui, un conto è dire che si deve fare di più sui cambiamenti, sulla emergenza climatica o per l'ambiente, la qualità dei suoli, delle acque, lo vogliamo fare. Un conto è dire che si può fare di più, un altro è sapere che nel Parlamento europeo la Lega sta in un gruppo che nega i cambiamenti climatici. E in effetti, se avete visto in queste settimane proposte sull'ambiente, io non so voi, non ne ho letta una. Anzi, ce n'era una di Matteo Salvini un anno fa, inceneritori anche dove non ci sono, quando noi abbiamo spento quello di Ravenna, perché con la raccolta differenziata che ha superato il 70% ci possiamo anche permettere di fare scelte virtuose come quelle. Ma la cosa secondo me più importante è che avendo un bilancio che ha ridotto di 150 milioni di euro il proprio debito e siede uno dei 3 meno indebitati d'Italia, noi con quei risparmi abbiamo deciso che adesso li mettiamo su una misura che è quella che tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma potremmo metterci persino qualcosa in più, lo metteremo perché subito interverremo per rendere gratuito tutto il trasporto scolastico dai 5 ai 19 anni. Vogliamo dare un colpo diretto al fatto che si possa fare un ragionamento come famiglia sul proprio portafoglio quanto risparmi, ma anche perché risparmi i gas di scarico che vanno nell'aria e riduciamo l'inquinamento atmosferico. Dobbiamo fare queste cose, farle di più, farle meglio. Vi ho detto che se vincerò le elezioni la prima cosa sarà un patto per il lavoro e per la legalità, con tutte le parti sociali, ma anche accompagnato da un patto per il clima e anche sulla sanità, che il governo giallo-verde disse a Regione Benchmark. Loro la vogliono tagliare, privatizzare. Noi vogliamo migliorarla ulteriormente e rispettare però le leggi. Oggi la ringrazio con Sandra Zampa, come avevo promesso, abbiamo incontrato i 4 sindaci dei comuni appenninici e abbiamo chiamato anche quello di Alto Reno Terme, dove prima che io arrivassi era stato chiuso il primo punto nascita. E noi non abbiamo chiuso quei punti nascita perché l'avevamo nel programma o perché volevamo essere cattivi. Chi è che si alza la mattina per andare a chiudere un servizio in montagna dove è più facile prendere i fischi piuttosto che gli applausi? Perché il governo Berlusconi Lega nel 2011 introdusse una norma e io non li criticai perché capì che era un tema tecnico, scientifico, non politico, perché sotto i 500 parti annui c'è una bassa casistica e se non hai professionisti adeguati lì c'è un problema di sicurezza per la mamma e il nascituro. Ne avevamo 6 che ne avevano meno 3 anni fa di 500 parti. 2 nei luoghi del terremoto non erano andati sotto per ragioni di meno nascite, ma perché erano chiusi per un periodo quegli ospedali. Un altro era appena sotto i 500, gli altri 3 della montagna erano tra i 100 e i 200. E il ministero competente ci ha negato la deroga. Dopodiché io da presidente della conferenza delle regioni ho chiesto, Nicola se lo ricorda, per un anno e mezzo abbiamo chiesto un incontro al governo giallo-verde. Avevano la ministra 5 Stelle, il viceministro della Lega, Veneto, che adesso fa l'assessore in Umbria. Allora, non è che io possa dire no, abbiamo fatto le riunioni e non hanno prodotto nulla. Nessuno mi può smentire, non c'è mai stata una convocazione. Cioè quelli che andavano in piazza nei comuni montani a manifestare contro di noi erano gli stessi che governavano il paese e nemmeno hanno sentito il dovere di chiamarci per rivedere i parametri. Dice, perché l'hai fatto adesso manovra elettorale? No. Assolutamente no, avessi potuto farla prima, non ci avete mai chiamato? C'era un patto per la salute da dover, no? Quante volte abbiamo detto, ma scusate, ci avete detto il 31 gennaio l'anno scorso, poi il 31 marzo e poi è arrivata la crisi di governo ad agosto, ancora noi presidenti non avevamo mai potuto avere un confronto col governo per il patto per la salute, che è importante. È arrivato un nuovo governo, si è insediato un nuovo ministro, una nuova compagine di governo,
E prima di Natale abbiamo chiuso il patto per la salute in poche settimane. All'unanimità dei presidenti di conferenza delle regioni, che nella maggioranza dei casi non sono come me, Nicola, espressione del PD, del centro-sinistra, ma sono della Lega e della destra. Abbiamo firmato all'unanimità, consegnato l'accordo al governo italiano. Poco prima di Natale, sono pochi giorni fa. E immediatamente dopo il ministro mi ha convocato a nome dei presidenti delle regioni per dire: guarda, ci siamo, perché nel patto per la salute abbiamo preteso che c'è un punto che dice rivedere i parametri per la montagna. E siccome però rivedere quei parametri comporterà che ci vorrà del tempo, perché devi convocare le regioni, i tecnici, i professionisti, verificare cosa succede, quali risorse servono, ci vorrà dei mesi e mesi. Noi abbiamo detto, noi siamo persone serie, è una sperimentazione, abbiamo deciso oggi con i sindaci, che nel giro di un paio di mesi potrà far riaprire come sperimentazione quei luoghi dove, se le mamme vogliono partorire, lo potranno fare. L'importante è che non abbiano alcuni problemi, che finché non siamo a regime noi non vogliamo avere responsabilità rispetto alla loro sicurezza. Ma lo faremo, eh? Lo faremo, perché abbiamo anche capito, continuando a girare, che c'è bisogno di evitare che in Appennino, nei luoghi periferici, ci si senta troppo staccati da chi ha bisogno. E allora guardate, in questo, e vado a chiudere, abbiamo davvero un'idea di regione che vuole essere un contributo al paese, non per insegnare qualcosa a qualcuno, ma perché tante volte dall'Emilia Romagna sono venute idee originali. Guardate, quando mi dicono l'autonomia, l'altra mattina la mia avversaria ha detto: se vinco faremo il referendum sull'autonomia, ma abbiamo firmato 2 anni fa col Veneto e la Lombardia la provincia. Scusa, perdonami un attimo, io gli ho detto, perdonami Lucia. Sei stata al governo 1 anno e mezzo, te e quell'altro che ti ha sostituito nella campagna elettorale, ma perché non ci avete dato l'autonomia? Cioè, arrivate, ci fate perdere un anno, costerebbe oggi, Gori spiegava, 50 milioni di euro il referendum lombardo, con 22 milioni di euro per i famosi tablet che avrebbero dovuto andare alle scuole, e raccontava sono chiusi in un magazzino, inutilizzabili. Oh, ma sono soldi ai cittadini, noi abbiamo preferito darli 20 milioni ai sindaci per abbattere le rette degli asili nido. L'autonomia, se uno mi dovesse dire cos'è, scusate, io ero presente, mi sono anche commosso quando Virginio Merola ha dato il sì, Nettuno d'oro, a Adriana Lodi, una grande donna, la prima che in questo paese realizzò il primo asilo nido. Ma guardate che quegli amministratori di allora lì mica aspettarono i soldi da Roma, non ne arrivò uno. Mica chiesero permesso al governo centrale, che non voleva fare quella misura. Se la sono prese con la responsabilità di chi governa e vuole avanzare i servizi per le proprie comunità e i propri cittadini. E guardate che bellissima storia hanno scritto. Ed è anche pensando a loro che li vorremmo rendere gratuiti a tutti quanti e farle anche per chi non ce l'ha, per avanzare sempre nella società. E oggi mi hanno detto, Consiglio di Forza Italia ha messo su un manifesto, io col naso da Pinocchio e lui di fianco per i puntinacci, ha detto: guarda che fra 2 mesi il naso te lo fai te, perché noi li riapriamo e poi vediamo come va a finire. Guardate, devo dirlo, è stata una campagna elettorale bellissima dal punto di vista della partecipazione, bellissima perché ho trovato tanto affetto. Io vi ringrazio tutti quanti, io vi dico la verità, me lo sono chiesto tante volte, io con tutti i miei limiti più di così davvero non saprei cosa fare. Ho cercato di metterci passione, competenza, però io non basto. Ci sono qui bravissimi candidati e candidate, uno migliore dell'altro o dell'altra, ma anche tutti e 300 delle 6 liste non bastano. C'è bisogno davvero, come diceva Nicola, che ognuno di voi, e l'hanno detto anche Paolo e Gigi, faccia come ha fatto Chiara ieri. Porta a porta, andare a bussare, a chiedere se si vuole raccogliere un volantino, magari scambiare 2 chiacchiere. Ce l'ha insegnato lei rischiando anche, anzi, le ha prese con qualche botta. Non vi dico che dovete andare a rischiare le botte, però insomma, se cerchiamo educatamente. Guardate che la prima forma di convincimento, ha ragione Nicola, è quella di convincere gli altri perché ti vedono convinto te stesso, eh? È la prima forma di convincimento verso chi ha qualche indecisione, e ci dicono i sondaggi che gli indecisi sono ancora tanti, eh? E potrebbero essere decisivi. E tocca a noi conquistarli in queste ore, col sorriso sulle labbra, la serenità di chi sa che ha fatto tutto quello che poteva. Guardate, mi dicono, ma come mai questa situazione? A parte che Bologna si perse 20 anni fa, non ieri, ma a parte quello,
ma l'abbiamo visto il vento in questi anni. Ma avessero detto che arrivava Trump alla guida degli Stati Uniti, o che ci sarebbe stata la Brexit. Ma fin lì è democrazia, eh? È rispetto del voto popolare, ti piaccia o no. Questi ultimi 2 anni, 9 regioni su 9, dopo il Lazio, l'ultima vinta. Ma Nicola, non le hanno vinte loro, eh? Le hanno stravinte. E allora bisogna anche ricordarci da dove partiamo. Partivamo da 7 punti in meno alle europee 8 mesi fa, non 20 anni fa. Però guardate, se devo dirvi una cosa che mi ha colpito e mi ha fatto anche piangere, mi vengono i brividi a dirvela. Ma cosa deve succedere in questo paese per non rendersi conto dei rischi che corriamo? Se una donna che ha vissuto la tragedia più immane che l'umanità abbia conosciuto, l'Olocausto, si salva ed è una delle ancora poche in vita da un campo di concentramento, e dopo decenni con quello che ha patito, invece di essere ringraziata da chi incontra per strada, deve avere la scorta. Ma cosa deve succedere? Stiamo vivendo tempi così e dobbiamo averne la dimensione, ed è anche per questo che combattiamo, ed è per questo che abbiamo fatto bene, perché eravamo scomparsi, colpa nostra, dalle piazze, dai luoghi di lavoro, dove si studia. Ce l'hanno insegnato anche le sardine, che salutiamo oggi a Bibbiano, erano 3-4 volte la piazza della Lega. E lo posso dire da qui, noi che abbiamo detto, se qualcuno ha sbagliato paghi fino in fondo e paghi duramente, e la regione, se si svolgeranno i processi, lo deve decidere un paese civile, la magistratura, dopo aver fatto le indagini, saremo parte civile in prima linea, perché saremo parte lesa. Ma la comunità di Bibbiano, fatta di gente per bene, non meritava di essere messa al pubblico ludibrio. E lì c'è un sindaco che ha certo un'accusa di abuso d'ufficio, come è accaduto a migliaia di amministratori locali, e toccherà lui dimostrare se è innocente, altrimenti paghi. Ma un conto è l'abuso d'ufficio, un conto è l'accusa di abuso di minori, come con una campagna infamante d'odio nei social, ha subito per settimane una delle accuse più infamanti al mondo. Non so come avrebbe reagito ognuno di noi, e hanno usato i bambini per una campagna elettorale indegna. Vergognatevi, vergognatevi. Non è tollerabile. Anzi, la politica su queste cose, come la lotta all'antifascismo, dovrebbe essere unita, non dividersi. Non c'è ideologia che tenga, sono questioni su cui tutti insieme dovremmo affrontarle come un solo uomo. Allora, hanno provato anche in queste ore a infangarmi. A parte che ho visto Fratelli d'Italia a uno candidato che l'antimafia ha detto non sarebbe, ma io non mi permetto di dire nulla. Fratelli d'Italia, la Meloni, eh? Dopodiché dicono, ah ma sì, ma anche Bonaccini fu scagionato dall'inchiesta. Scusate, ma io sono stato archiviato, non mi è arrivato nemmeno l'avviso di garanzia, ma come ti permetti? Ma a parte quello, hanno cercato di fangare su un'altra ricetta. C'è una cosa, guardate, che io non tollero e sulla quale non ho paura di niente e di nessuno. Io posso essere non sempre capace, aver fatto errori, avere tanti difetti, ma c'è una cosa dove non si devo permettere di venirmi a sporcare, la mia onestà. La mia integrità morale non si permettono di metterla in discussione, perché su quello non sanno con che hanno a che fare dal punto di vista della mia onestà. E però vedete, usano questi mezzi, cercano di correre dietro alle persone indicando dove ci può essere qualche delinquente o responsabile di meccanismi di illegalità. In un paese civile si va a denunciarlo alla magistratura. Non certo qui indicare che poi magari quelli che ti guardano che fanno è il +1. Non si usano certi mezzi per ricorrere al fango addosso alle persone. Noi abbiamo continuato a parlare di programmi, loro non l'hanno fatto, anzi, hanno detto modello lombardo in sanità, e abbiamo visto qual è, modello veneto in economia, io non so che non ho mai saputo cosa sia il modello veneto in economia. Cioè pare quasi che l'Emilia Romagna, che ha la storia che Zingaretti raccontava e che voi conoscete bene perché l'avete costruita,
è fatta di bisnonni, nonni, genitori, che da poverissimi come eravamo ci hanno fatto diventare una terra con una delle qualità della vita più alte in Europa. Certo abbiamo problemi e dobbiamo guardare al futuro, guardate, noi abbiamo radici e dobbiamo guardare avanti. Io domani sarò a Marzabotto a mettere un fiore al sacrario a nome e ragione di coloro che hanno dato la vita e che mai avrebbero immaginato di sentirsi dire che non l'hanno liberata loro ma la deve liberare qualcun altro. E poi però andrò a Mondidoro, è un comune governato dal centrodestra, piccolo comune di montagna, dove abbiamo dato le risorse, apre per la prima volta un asilo nido. È il futuro, sono i bambini. Laddove ci hanno detto i servizi rischiavano di chiudere, noi li vogliamo aprire. Noi siamo questo, abbiamo questa idea di Emilia Romagna. Ascoltiamo tutti, e però poi abbiamo l'idea dell'orgoglio della gente che siamo e che della gente che c'è stata, che ci ha portato ad essere quello che siamo. Dicono che serviva e serve una tessera di partito, di sindacato per lavorare o fare impresa. In una terra che per decenni ha avuto la piena occupazione oggi ci sta tornando, come che tutti quelli che si sono spaccati la schiena hanno fatto sacrifici per dare un futuro ai loro figli, ai loro nipoti, magari qualcuno ha potuto dopo anche studiare, erano tutti dei raccomandati, non era gente che va ringraziata per la fatica e i sacrifici che hanno fatto. E poi guarda Ferrara, dove cercano di dare un lavoro solo perché appartiene a una parte politica. Ma di cosa stiamo parlando? E allora io ve la voglio dire così. Loro ci dicono che vogliono portare qui modelli da altre parti, peraltro c'è uno, vedete, che quando viene è sempre benvenuto, cioè tutti i giorni. Però lui è un ospite, la differenza con me è che io sono a casa mia, ci sono nato, ci sono cresciuto, ci vedevo prima, ci vivo e con l'orgoglio ci vivrò, ci cresco nel mio figlio. Salvini il 27 gennaio tornerà da dove è venuto, non lo vedrete tutti dalla prossima campagna elettorale, è andato in Sardegna, ha promesso ai pastori sardi chiedendogli il voto di risolvergli un problema e li ha lasciati nella loro disperazione. Mi sembra che quella regione non ha neanche approvato il bilancio, insieme a qualche altra regione. Avere le maggioranze e non approvare un bilancio è un programma di Isidoro Burri, insomma. Vabbè, fa niente. In ogni caso, ci portano modelli da altre parti, bene, noi gli rispondiamo che siamo orgogliosi dell'Emilia Romagna, della nostra storia, di quello che faremo in futuro, e che se l'Emilia Romagna assomigliasse di più, se l'Italia assomigliasse di più all'Emilia Romagna, sarebbe un paese nettamente migliore. Grazie! Pensare di cambiare.